corridoio del Campidoglio si dice che Alemanno, quando si è reso conto del buco finanziario da 8 miliardi ereditato da Veltroni e Rutelli, abbia mostrato più di un attimo di inquietudine. La stessa preoccupazione che ha espresso ieri dopo che il governo l'ha nominato commissario straordinario per ripianare il deficit del Comune di Roma. Le opposizioni, ha detto, devono rendersi conto che la situazione è grave e non getta certo benzina sul fuoco, anzi. Le cifre parlano chiaro e fanno tremare i polsi. 8 miliardi e più di debito, oltre 2.400 euro per ogni cittadino che abbia 2 anni o 90. Quella del buco del Comune di Roma, come è stato definito da chi non sa di che cosa parla, è una delle più grandi bufale mediatiche che siano state costruite nel corso del tempo ed è stata costruita per esclusive ragioni politiche. Nei casi in cui la sottoscrizione di derivati abbia comportato un po' di problemi economici dei comuni, è chiaro che questi si ripercuotono pure gli interessi dei cittadini. Questo è il motivo per cui noi ci siamo, da parecchi mesi, ci siamo attivati nei confronti del Comune di Roma per avere l'accesso alla documentazione. La legge lo dice. Cioè, dopo Milano qualche problema di preoccupazione i cittadini di Roma ce l'hanno. Tra l'altro ci sono manifestazioni in atto perché il bilancio del Comune non è stato ancora presentato. C'è la situazione dei municipi che ci viene descritta allo sbando. Una polemica politica costruita su una invenzione pura. Queste cose, ripeto, giorni fa c'è stata una manifestazione al Campidoglio in cui hanno denunciato una situazione di profonda crisi. E quindi abbiamo reiterato, già l'avevamo fatto formalmente, insieme ad Antigene, ma abbiamo reiterato la cosa in termini più pragmatici, più personali, e c'era un senso di arrivare. Beh, è proprio vero che a volte dalle parole ai fatti, no? Quello che si diceva c'è di mezzo al mare, eccetera, eccetera, anche questa volta, e non riusciamo a comprenderne le motivazioni. Se ci fosse qualcosa da fare la polemica, Alemanno è sindaco da 2 anni, potrebbe utilizzare anche una cattiva gestione di questi finanziamenti, magari, no, addossandone le responsabilità alla giunta precedente, che certo non era di centrodestra. Noi stiamo portando avanti una battaglia nell'interesse esclusivamente dei cittadini. Su questa storia dei derivati del Comune di Roma, noi abbiamo cominciato un po' a seguirne le tracce da parecchio tempo, e la cosa che non riuscivamo bene a capire era perché il Comune di Roma, che fu allarmato sul debito, sul disavanzo di bilancio, all'immediato insediamento del sindaco, su un indebitamento che poi è stato rilevato come il più alto indebitamento da derivati tra i comuni italiani. Perché poi da una notizia che siamo riusciti a carpire ad internet, ed era una notizia che risaliva al 2008, uno ha parlato di 8 miliardi di debiti, un altro ha parlato di 9 miliardi, un altro è arrivato a 10 miliardi, sembra quel film con Nanni Moretti, Ecce Bombo, in cui gli fanno la domanda su quanto fa 10 alla terza. C'era finalmente, ed è stato l'unico giornale che l'ha pubblicata in cronaca di Roma il 17 settembre 2008, c'era tutto l'elenco dei derivati con le annesse banche su cui erano state le banche controparti, gli importi, e per un'operazione complessiva di 6 miliardi. Quindi se c'è una crisi di liquidità dipende dal debito sulla sanità che è stato prodotto dalle amministrazioni di centrodestra alla Regione Lazio. Dunque lo Stato ha tardato a trasferire i 257 milioni che il Comune doveva avere dalla Regione e l'effetto è quello di una difficoltà di cassa, quindi non c'entra nulla il debito del Comune di Roma. Ora, siccome avevamo letto parecchie volte a mezzo stampa che il comune più indebitato era il comune di Milano con i suoi euro, abbiamo trasalito quando abbiamo visto in qualche modo contabilizzato per 6 miliardi il debito dei derivati del comune di Roma. E noi abbiamo visto appunto che tra l'altro nel 2008 anche la Ragioneria Generale dello Stato, che era stata incaricata appunto di fare un'analisi del debito, e rilevava che il calcolo del debito nominale era di 6 relativo ai derivati, era da rapportare a 6,951 miliardi.
Potrei aggiungere l'effetto che ha l'abolizione dell'ICI sulla prima casa per il Comune di Roma. Si tratta di una perdita di getto di quasi 200 milioni sulla rata di giugno e di altrettanti su quella di dicembre. E che gli interessi nel 2008 per la rata di mutuo erano di 467 milioni, nel 2009 arrivavano a 633 milioni, nel 2010 arrivavamo a 689 milioni di euro. Quindi non c'entra nulla il debito del Comune di Roma. Questa era la rata che ogni anno il Comune di Roma avrebbe dovuto scontare con un montante di che man mano andava lievitando. Quindi non c'entra nulla il debito del Comune di Roma. Abbiamo anche preso atto che di fronte a questo Alemanno fece fare due dirigenze addirittura a Lehman Brothers. Ancora c'era tutta la fiducia nella Lehman Brothers, Lehman Brothers rilevava alcune cose precise che sempre la pagina locale del Sole 24 Ore, unica voce diciamo nel deserto. Ma prendiamo il documento della Ragioneria dello Stato, che dice che il debito del Comune di Roma è di 6,874 miliardi, esattamente quanto si è detto in tutti i documenti che il Comune ha presentato. Perché la stampa locale è stata veramente parca di notizie al riguardo e quando l'ha pubblicata in maniera completamente discordante l'una dall'altra. Comunque la Lehman Brothers nella sua diligence nel 2008 disse alcune cose precise, cioè disse che l'UBS è la controparte su cui è una delle banche su cui sono stati attivati questi derivati, è la controparte su cui si concentrano i maggiori punti interrogativi in merito al tipo e alle finalità delle operazioni concluse, e suggeriva una ridefinizione delle condizioni in riferimento alle posizioni UBS in swap. Una documentazione carente sui contratti con Morgan Stanley e la mancanza di una vera esigenza di copertura del rischio rilevava anche nel caso di Banca Ofi un pacchetto di soluzioni non tutte ugualmente utili. Su questo dato è stata costruita una campagna che è una delle tante cose sulle quali gli italiani vengono presi in giro. E con Dexia creò un allungamento dei mutui e swap al 2047 con un tasso fisso crescente con notevole spostamento futuro dell'onere del debito, che è una cosa che a leggerla così oggi ci fa prendere un colpo, perché il debito già quest'anno e sembra che sia veramente lievitato come una pagnotta. Questa città purtroppo da tantissimi anni, da decenni, è cresciuta sul debito. Questo è il punto centrale su cui noi dobbiamo renderci conto e dobbiamo andare a agire. Per cui a fronte di questa situazione, con tutte queste con questi pareri allarmati e soprattutto della Ragioniera Generale dello Stato, Alemanno in quel periodo stava parlando di cominciare le procedure per la dichiarazione del dissesto finanziario, che sono le procedure previste dal TUR. Ebbene, prima di tutto l'informazione è un fatto fondamentale. Noi vogliamo sapere e capire fino in fondo, perché noi siamo estremamente preoccupati. E invece per il Comune di Roma dal 2008 sono uscite le disposizioni urgenti per Roma Capitale e quindi diciamo il debito si è in qualche modo mischiato ai destini di Roma Capitale, però invece quelle disposizioni urgenti per Roma Capitale prevedevano appunto il commissariamento straordinario da attribuire ad Alemanno, la gestione separata del debito rispetto alla gestione ordinaria, che è una cosa che anche a norma del TUEL noi abbiamo sentito diversi avvocati amministrativisti hanno le loro perplessità. Poi un piano di rientro che doveva fare Alemanno entro il settembre 2008 con eventualmente prorogabile, l'apertura di un'apposita contabilità speciale per l'individuazione delle coperture finanziarie necessarie al ripiano, l'inibizione alla procedura di deliberazione di dissesto per tutta la durata del regime commissariale. Quindi non è che si dice che il dissesto non c'era, si dice che non si poteva dire, un'altra cosa abbastanza tipica. La proroga di 6 mesi dei termini per l'approvazione del bilancio consuntivo, anche qui siamo fuori dalla normativa del TUEL, la contabilità degli enti locali,
l'anticipazione di 500 milioni per quell'anno della Cassa Depositi e Prestiti a valere sui futuri trasferimenti statali. Doveva arrivare attraverso il fondo FAS, questa volta invece che attraverso l'anticipazione della Cassa Depositi e Prestiti per il 2010. I 500 milioni al ripiano del debito dovevano essere dati dal FAS con un'anticipazione del CIPE, poi non c'è stata copertura, è stato previsto un altro meccanismo che è andato nella finanziaria 2010, che è quello del trasferimento delle caserme, di 8-9 caserme, anche qua è sempre il sole di 24 ore, cioè sono caserme interessanti, è un bel pacchetto immobiliare e di aree di pregio, e tutte queste dovrebbero andare in un fondo immobiliare gestito tra il Comune di Roma e il Ministero della Difesa, che in qualche modo dovrebbero appunto coprire l'ulteriore anticipazione del tesoro per questi famosi 500 milioni di euro che dovrebbero arrivare, perché nel frattempo il Comune di Roma non approva il bilancio, quindi va per dodicesimi, quindi non c'è gestione praticamente del Comune, quindi praticamente veramente stanno arrivando a sofferenza tutta una serie di servizi sociali che non sanno più come andare avanti, a cominciare dagli asili nido, più la manutenzione, praticamente il Comune di Roma è bloccato. L'altro giorno sembrava che finalmente il sindaco fosse arrivato, dico, ad averci l'assicurazione su questi fondi, aveva anche indetto la conferenza stampa, invece qualcuno gli ha detto che non si sa per quale motivo, ci sono una serie di interpretazioni, ma i fondi non sono arrivati a mano, ha dovuto quindi fare l'appello accorato anche alla sinistra dicendo visto che non basta chiedetegli pure voi a Tremonti, perché qua i soldi non arrivano, e visto che forse in qualche modo c'entrate pure voi, perché appunto tra l'altro i fondi erano stati in sezione dei debiti su derivati, ulteriori debiti fatti dal 2003 al 2008, e quindi erano appunto in consigliatura Veltroni. E possiamo richiamare il Comune di Milano, per una fattispecie, cioè il Comune di Milano su questa cosa, dico, l'avete visto, sono arrivati, dico, appunto alla Procura della Repubblica, e c'è accusa di truffa. Noi pensiamo che su questo, dico, assolutamente, dico, Roma dovrebbe essere ben più tutelata, visto, dico, che a imbastire i derivati era arrivato, dico, Fabrizio Ghisellini, dico, che è un direttore del Ministero delle Finanze, e che quindi, dico, Veltroni si era trovato l'uomo giusto, cioè sicuramente non uno sprovveduto. A maggior ragione non riusciamo a capire perché di fronte a questa nostra innocente richiesta chiediamo da mesi, da ottobre, dateci questi derivati, lui ha parlato con Alemanno, io ho perso la voce perché veramente non ne posso più, non so più quante telefonate ho fatto alla segretaria del gabinetto del sindaco, all'assessore Leo, al ragioniere capo, ma hanno anticipato non so quante volte la lettera che ci doveva arrivare di risposta, perché ognuno di loro diceva che la doveva fare quell'altro, e alla fine non c'è arrivato assolutamente niente. Pensiamo che sia allucinante, perché il debito è grosso, il bilancio è bloccato, santo Dio, di fronte a fatti così gravi, che ci muoviamo però solo noi in un certo silenzio stampa. Io visto che quindi la nostra richiesta di accesso agli atti, tengo a precisarlo, fatta non soltanto a Roma, ma fatta in numerosi comuni d'Italia che nulla hanno avuto da eccepire sin dal 2007, si parte dalla doverosa richiesta di poter visionare come associazioni l'articolato contrattuale, i contratti, se si tratta di contratti, come pare dovesse vincere dalle notizie di stampa che prima Lidia Mazzola riferiva, sottoposti a diritto inglese, perché qui insomma si parla di Isla Master Agreement, di contratti fatti con banche e controparti che sono fondamentalmente banche estere, come peraltro è avvenuto anche a Milano. Ora, alla luce di questo, noi abbiamo fatto, lo ricordava Lidia Mazzola prima, nell'ottobre scorso del 2009, una richiesta indirizzata all'ingegnere Gianni Alemanno, al professor avvocato Maurizio Leo, direttore del 15° dipartimento di Corressa Caincia, in cui chiedevamo i documenti giustificando questa nostra richiesta ai sensi di una norma del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Questa nostra richiesta dell'ottobre scorso non è stata di fatto ufficialmente riscontrata, non fosse altro per una comunicazione del 15° dipartimento, quindi a firma proprio della dottoressa Paniccia, che ci diceva
ecco testuale, con la presente stiamo a significarvi che lo scrivente dipartimento non è in possesso della documentazione richiesta. Il suo dipartimento e le politiche di controllo del gruppo del Comune Roma, del provvedimento iniziativo per lo sviluppo economico della città. Questo dipartimento dice io i contratti non li ho. Questo dipartimento dice io i contratti non li ho. Fatto quantomeno singolare. E dopodiché noi abbiamo reiterato questa richiesta in forma ufficiale e ufficiosa, ufficiosamente il Presidente lo diceva, parlato direttamente con Arianna, ufficialmente con una nostra ulteriore lettera di sollecito del gennaio del 2010 e le risposte sono sempre state attendiste. Allora, ripeto, qui non c'è nessun pregiudizio, non è male il contratto di riquattro in sé, però faccelo vedere, viva Dio. Che a chi lo richiede fosse anche un cittadino, a maggior ragione un'associazione, due associazioni esponenziali di interessi diffusi dei cittadini, deve essere consentita a norma di legge la possibilità di cedere gli atti. Prima, la situazione per come la si legge in controluce da quelle poche notizie di stampa che sono apparse pare preoccupante, però un giudizio fondato da parte nostra sui derivati lo possiamo dare atti alla mano, altrimenti non saremmo seri. Assolutamente. Perché questa è una esigenza dei cittadini. In quanto tale, credo che ormai ci conosciate, conoscerete anche Antigene, noi ci fermiamo davanti a niente e davanti a nessuno. Questa città purtroppo da tantissimi anni, da decenni, è cresciuta sul debito. Questo è il punto centrale su cui noi dobbiamo renderci conto e dobbiamo andare a agire. E che non è accettabile che in questa città ogni giorno vengano centinaia di migliaia di persone che usano i nostri servizi, che usano le nostre strade, che richiedono manutenzione, che richiedono attenzione, che richiedono sicurezza, e questi visitatori non lasciano nulla nelle casse comunali. Allora,